Ciao, oggi vediamo come utilizzare Microsoft Teams. Per l'esattezza vediamo come creare una classe, effettuare una video lezione e assegnare dei compiti. Per prima cosa andate su office.com e inserite il vostro indirizzo di posta elettronica, cliccate su Accedi. Inserite la password. Una volta visualizzata questa schermata, andate su Teams. La prima cosa che verremo a visualizzare sono i team in cui siamo stati inseriti oppure che abbiamo creato. Sulla vostra sinistra potete vedere un menu personale. Analizziamo le varie opzioni. Azioni, una sorta di registro dove vengono indicate tutte le azioni che sono state compiute. Chat, sono le chat che abbiamo svolto. Team, abbiamo già visto. Attività, indicano i compiti che abbiamo assegnato ai ragazzi e lo vedremo successivamente. Calendario, vengono indicate tutte le attività calendarizzate. Chiamate, sono appunto le varie chiamate che sono state svolte. File, tutti i file che sono stati utilizzati all'interno della chat oppure nel nostro computer. E i tre puntini invece ci permettono di aggiungere delle app che utilizziamo molto frequentemente, per esempio OneNote, in questa maniera viene aggiunto all'interno del nostro menu personale se viene utilizzato molto frequentemente. Vediamo come creare un team. Andiamo su Tutti i team e clicchiamo su Unisciti a un team o Creane uno. Clicchiamo su Crea un team. E clicchiamo su classe. Diamo il nome al nostro team, quindi diamo il nome della classe e mettiamo eventualmente una descrizione. Clicchiamo su Avanti. A questo punto dobbiamo aggiungere nel nostro team gli studenti. Basta indicare il cognome degli studenti e avremo un menu a tentina con tutte le possibilità. Terminata l'operazione, clicchiamo su Aggiungi. Possiamo anche aggiungere degli insegnanti nella stessa maniera che abbiamo visto per gli studenti. Ad esempio, andiamo ad aggiungere un insegnante e clicchiamo su Aggiungi. A questo punto chiudiamo. Abbiamo creato il nostro nuovo team. Con questi tre puntini possiamo gestire il nostro team. Vediamo che cosa significa. Allora, innanzitutto abbiamo la possibilità di vedere i membri e i proprietari del team. I ruoli che ogni membro ha possono essere cambiati, quindi da proprietario a membro o da membro a proprietario. Inoltre, gli ospiti possono essere eliminati così come i proprietari. L'importante è passarli prima allo stato di membro e poi successivamente è possibile eliminarli cliccando sulla X. Vediamo poi le impostazioni, tema del team, ad esempio possiamo cambiare l'iconcina che rappresenta appunto il team, aggiornarla, modificarla. Possiamo vedere le autorizzazioni, le uniche due autorizzazioni che i membri presentano di default sono quelle, la possibilità di eliminare i loro messaggi o di modificare i loro stessi messaggi. E poi abbiamo codice del team. Attraverso il codice del team possiamo praticamente generare un codice che può essere condiviso poi con gli utenti in modo tale da farli partecipare direttamente al team. Quindi possiamo comunicare questo codice agli utenti e questo codice deve essere poi inserito all'interno di questa schermata. Allora, una volta andati sulla pagina sulla home dei team, cliccare su Unisciti, crea un team o Uniscitene uno e cliccare partecipa ad un team con il codice. In questa maniera l'utente entra direttamente all'interno del team che è stato creato.
Ritorniamo adesso alla gestione del team e vediamo che cosa sono i canali. I canali possono essere un buon diciamo, aiuto per creare diciamo, delle pagine specifiche su un certo argomento o un certo progetto o una certa materia. Allora, personalmente quando creo un canale lo faccio per argomento, nel senso che allora io clicco su aggiungi canale. Oggi spiego ad esempio gli eteri. Quindi creo il canale Eteri, indico gli argomenti che verranno trattati e poi do l'accesso a tutti i membri del team. Semplicemente poi clicco su aggiungi e vedete, io sotto il canale generale è stato aggiunto il canale Eteri. Un'altra possibilità molto interessante è quella di creare dei canali ad hoc, ossia ritorniamo ai tre puntini e clicchiamo su aggiungi canale. Ad esempio, creo il canale Eteri Recupero. Inserisco la descrizione e nella sezione privacy inserisco privato. Vuol dire che inserisco in questo canale solo alcuni membri del team, quelli per cui ad esempio voglio svolgere il recupero. Clicco poi su avanti e vado a inserire sempre i nomi degli studenti che fanno parte di quel team, che fanno parte del team e li aggiungo. In modo tale che sono stati inseriti nel canale Eteri Recupero. Attraverso i tre puntini, oltre ad aggiungere un canale, posso aggiungere un membro al mio team, un membro che non è stato aggiunto inizialmente, posso abbandonare il team, modificare il nome del team, posso eliminare il team, quindi cancellarlo, definitivamente. A questo punto, io posso andare nel canale su cui voglio lavorare e posso effettuare delle operazioni molto interessanti. La prima è quella di creare una chat con i membri del gruppo. Posso inoltre inserire dei file, quindi allegare dei file, caricarli dal mio PC, caricare dei file oppure una cartella. Posso anche caricare dei nuovi file, quindi dei file vuoti. Ad esempio, carico una presentazione PowerPoint, scrivo Eteri PPT, la creo. E la cosa veramente molto interessante è che all'interno di questa presentazione PPT posso avere una conversazione con i miei studenti. Quindi, ad esempio, posso menzionare qualcuno, quindi qualcuno sempre del team, puoi aggiungere delle immagini. In questa maniera mi rivolgo di preciso a qualcuno e quindi avvio sempre delle conversazioni. Ritornando al canale generale, possiamo anche creare un blocco appunti per la classe. Imposta blocco appunti di OneNote, blocco appunti vuoto. Abbiamo praticamente uno spazio di collaborazione. In uno, una sezione è dove il docente e lo studente possono modificare il contenuto, un altro dove solo il docente può andare a inserire eventuali documenti e lo studente può solo visualizzare, e l'ultimo è un blocco appunti per lo studente privato, dove il docente comunque può sempre modificare il contenuto, ma il contenuto di questo blocco non viene visualizzato dagli altri membri. Clicco su Avanti, posso aggiungere delle sezioni, ad esempio aggiungo esercizi, e clicco su Crea. Una volta creato, vedrete questa schermata dove
Ciascuno studente appunto ha la sua, il suo appunto blocco con le varie sezioni che abbiamo visto in precedenza e dove appunto lo studente e il docente possono collaborare. Infine, attraverso il canale generale possiamo vedere le attività. Le attività altro non sono che i compiti che vengono assegnati a ciascuno studente. Clicchiamo su Crea. E creiamo appunto un'attività. Mettiamo il titolo, le istruzioni per svolgere questa attività, i punti se hanno un valore. Possiamo aggiungere anche una rubrica di valutazione con i criteri che vogliamo utilizzare. Annulliamo. E se il compito deve essere assegnato a tutta la classe, a tutti gli studenti oppure soltanto ad alcuni, e la data di scadenza. Dopodiché, possiamo cliccare su Assegna e questo compito, verrà appunto visualizzato da tutto il team, seconda di info. Infatti, vedete, è arrivato anche l'avviso. E sempre questo compito potrà essere visualizzato nelle attività, nel nostro menu personale. Vediamo adesso invece come impostare una video lezione. Allora, è semplicissimo. Allora, posso andare sul canale generale oppure sui singoli canali. Ad esempio, io vado sul canale Eteri e in basso vedete che ho tutte queste varie opzioni. Tra queste esiste la telecamera, cosiddetta riunione immediata. Potete aggiungere un oggetto, Eteri per esempio, e cliccare o su riunione immediata oppure su pianifica una riunione. Se pianifichiamo una riunione, allora andiamo a indicare il giorno e l'ora in cui vogliamo svolgere questa videochiamata. Altrimenti, possiamo avere una riunione immediata. Posso invitare anche qualcuno esterno al team, in quanto tutti gli utenti dell'organizzazione sono sempre presenti. A questo punto chiudo e posso visualizzare a schermo intero la mia chiamata. La cosa molto importante e molto utile sono queste due opzioni, quelle di condivisione e i tre puntini. Allora, con la condivisione io posso condividere il mio desktop, innanzitutto, se ho dei software particolari che voglio utilizzare, oppure dei documenti di diverso tipo. Cliccando su sfoglia, posso andare a cercare tutto il materiale. Posso condividere una lavagna, ok? Quindi posso scrivere quello che voglio attraverso la penna e via. Interrompo la presentazione. Ok, vado a questo punto sui tre puntini. I tre puntini sono molto importanti perché ci danno la possibilità di effettuare anche una registrazione della mia riunione. Infatti, basta cliccare su Avvia la registrazione e tutti i membri del team praticamente riceveranno un messaggio, una notifica che la registrazione è iniziata. La notifica della riunione viene inserita anche poi nella cronologia della chat. Inoltre, io che ho avviato la registrazione ricevo un messaggio di posta elettronica al termine della mia registrazione, dove appunto è disponibile come la mia registrazione come file e ho la possibilità poi di condividerla eventualmente con chi desidero.
Un'altra cosa che ci può sicuramente essere utile è mostra conversazione, se vogliamo appunto avere anche una chat per parlare, e mostra i partecipanti, ossia ci fa vedere chi sta partecipando alla riunione, oppure chi è assente, quindi si possono prendere benissimo le presenze anche da qui. Per interrompere la nostra registrazione andiamo sui tre puntini e clicchiamo su interrompi la registrazione. Per interrompere la videochiamata basta cliccare su abbandona. Ok, chiudiamo e vediamo che nella nostra chat viene indicato proprio che la riunione, quello che eventualmente ci siamo detti all'interno della chat, e così via. Se vado sulla mia posta elettronica, ho la possibilità di vedere la registrazione della riunione e visualizzo questo contenuto, quindi ho la possibilità di pubblicarlo, visualizzarlo, modificarlo o condividerlo. Questo è tutto per quanto riguarda l'utilizzo di Team. Spero di essere stata chiara. L'ultimissima cosa, possiamo anche scaricare l'applicazione, quindi per averla direttamente sul desktop. Questo è tutto. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione, indicatele pure nei commenti e vi risponderò. Grazie e ciao!